Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Regione Lombardia, fascicolo della Procura di Milano sulla fornitura di camici dalla società del cognato di Fontana. Secondo quanto risulta al fatto, la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo di indagine, per ora senza indagati, sulla fornitura alla Regione da parte della Dama S.p.A., controllata da Andrea Dini e dalla sorella Roberta, moglie del governatore Fontana. Fase 3, il rapporto di Colao a Conte, dice digitalizzazione, rivoluzione verde e parità di genere per trasformare l'Italia. Nel piano incentivi ai pagamenti elettronici, fibra ottica ovunque, più nidi pubblici. Il piano della task force si intitola Iniziative per il rilancio dell'Italia 2020-2022. Un centinaio di proposte operative. Tra gli interventi per le imprese, il lavoro, il rinnovo dei contratti a termine senza causali fino a fine anno, incentivi ai pagamenti elettronici, regolarizzazioni di contante e capitali esteri a patto che siano reinvestiti in Italia. Sviluppo delle infrastrutture nel segno della sostenibilità. Suggerita la creazione di istituti Marconi per la ricerca avanzata, per il trasferimento di tecnologia alle aziende. Poi c'è il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e assegno unico per i figli a carico. Fondo Covid per sostenere musei e attività culturali. Per superare la burocrazia difensiva si propone una riforma delle norme sul danno erariale. Coronavirus, tornano a crescere i contagi, 200 nuovi casi, 194 solo in Lombardia, altri 65 morti. Dai dati della Protezione Civile emerge che nella regione più colpita si concentra il 69,2% dell'aumento che c'è stato. In Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata si registrano invece 0 nuovi positivi. Ci sono infine 11 regioni senza vittime. Coronavirus, l'OMS non raccomanda più l'uso dei guanti, dicono possono aumentare il rischio di infezione, meglio disinfettare spesso le mani. Nella sezione del sito web con le domande e risposte sull'utilizzo dei dispositivi di protezione, l'organizzazione spiega che possono portare all'autocontaminazione oppure alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso. Armi all'Egitto, da Roma arriva il via libera alla vendita di 2 fregate FREM al regime di Al-Sisi. L'affare fa parte di una commessa da 9 miliardi, due navi della Marina Militare Italiana, la Skergat e la Biankik, sono state cedute al Cairo. L'accordo riferito all'ANSA da fonti vicino al dossier. L'Egitto resta il principale acquirente di armi italiane con un volume di affari da 871 milioni di euro solo nel 2019. Nonostante nel paese continuino le violazioni dei diritti umani e non ci sia collaborazione nella ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni. L'EU, fanno sapere appunto dal partito, si è espressa in maniera contraria. Notizie da Napoli e dalla Campania, ordinanza occupazione suolo pubblico bocciata dal TAR, De Magistris si dice esterrefatto. Palazzo San Giacomo intanto puntualizza che la decisione del Tribunale non provocherà nessuna interruzione dei procedimenti amministrativi in essere e che l'ordinanza aveva a che fare solo con progetti complessi. Il Comune di Napoli ha diffuso nel tardo pomeriggio di ieri un comunicato a proposito della decisione del TAR della Campania di bocciare l'ordinanza che avrebbe permesso la possibilità di ampliare le occupazioni di suolo pubblico per bar e ristoranti. Al via lo screening su base volontaria per il personale scolastico impegnato per la maturità 2020, parte la campagna regionale di screening che si chiama Scuola Sicura. I tamponi su base volontaria possono essere effettuati in appositi checkpoint. Nel frattempo si discutono le modalità della ripresa delle lezioni a settembre. Parte il piano Scuola Sicura appunto della Regione Campania e da oggi il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare quindi il tampone su base volontaria presso, come dicevamo prima, i checkpoint territoriali delle 5 province campane.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Castelfranco sott'acqua, straripano la Venale e il Muson. Decine di volontari inviati sul posto. Bottacin dice: siamo preoccupati, sono previste ore di piogge intense, a rischio ospedale, casa di riposo. Emma Price di Possagno è indagata per i lavori all'Eurotunnel del Brennero, la caduta dell'ultimo diaframme a Fortezza, versante italiane, nel dicembre 2018. La Procura di Trento dice affidata la progettazione allo stesso amministratore della società, ma la famiglia Daniele fa sapere che è tutto regolare. Malore dopo la sniffata di cocaina, grave ragazza 18enne, l'episodio nella serata di domenica a Monfumo. In casa con la ragazza c'erano i genitori ed un amico che ha lanciato l'allarme. La giovane è stata soccorsa dal suo M118 e trasportata in ospedale. Stanno indagando i carabinieri di Castelfranco Veneto. Coronavirus, Zaia dice che le scuole potrebbero riaprire a ottobre. Nel punto stampa di lunedì 8 giugno il governatore del Veneto ha parlato del futuro delle scuole nel giorno dello sciopero del settore. Stato di emergenza per il maltempo. Trovato senza vita a casa dell'amico mercoledì l'autopsia di Matteo Martin. Sulla morte del 23enne è stata aperta un'inchiesta in cui si ipotizza la morte in conseguenza di altro reato. Stando ai primi riscontri medici, Martin sarebbe stato colto da un infarto durante la notte passata a casa dell'amico trevigiano. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. La Slovena apre i confini, ma non con l'Italia. Da lunedì 8 giugno sono 17 paesi che hanno via libera all'ingresso senza obbligo di quarantena. Da oggi la Slovenia apre i suoi confini, quindi da ieri, ai cittadini provenienti da 14 paesi che si aggiungono ad Austria, Croazia e Ungheria, con cui le frontiere erano già state riaperte. Lo confermano fonti del governo di Lubiana. Maltempo Friuli occidentale e bassa i più colpiti, continuato anche nel pomeriggio il lavoro della protezione civile e dei vigili del fuoco. Allerta finale 12 di martedì, continua l'ondata di maltempo quindi sul Friuli Venezia Giulia, che finale 12 di martedì vede un'allerta su tutta la regione di livello arancione, a esclusione dell'area giuliana dove l'allerta è gialla fino alla mezzanotte quindi e di livello giallo per la mattinata. Dalla mezzanotte quindi e fino alla mattinata di martedì, e quindi stamattina, sono previsti ancora temporali sparsi e piogge in genere abbondanti, localmente più consistenti. In giornata vi è la variabilità con la possibilità di qualche ulteriore isolato rovescio o temporale. Manzano, crolla il tetto di una casa, vigili del fuoco in azione per la messa in sicurezza dello stabile, per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dalle 20 le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine hanno operato in via Natisoni a Manzano per la messa in sicurezza di uno stabile il cui tetto, complice anche il maltempo, è parzialmente crollato. Sparatoria di Mortegliano, non ce l'ha fatto il ferito, è deceduto in ospedale il 24enne afghano raggiunto alla testa da un colpo d'arma da fuoco, quindi non ce l'ha fatta, è stato colpito alla testa quindi da un colpo d'arma da fuoco sabato mattina nei campi di Mortegliano. Il giovane era stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Udine, dove purtroppo è deceduto. In bici oltre confine per comprare la droga in lockdown, un 49enne triestino usava le due ruote per non destare a sospetti per raggiungere la Slovenia, fare il pieno di stupefacenti e rientrare in auto a casa in Italia. Nella tarda serata di giovedì 28 maggio, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di via Hermet a Trieste hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 anni triestino, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.